Bentornati, terza e ultima puntata di Come scrivo una colonna sonora. Mai dire mai, eh? Esatto. Oppure come noi scriviamo una colonna sonora, come dicevi tu, come. O come non si scrive una colonna sonora. Oggi abbiamo una puntata veramente densa di contenuti, per cui mettetevi comodi perché parleremo di tanti argomenti. Da quale partiamo, Fabri? Partiamo ovviamente dalla registrazione della colonna sonora, che avevamo promesso già dalla prima puntata che sarebbe stata il punto d'arrivo del nostro percorso. Non abbiamo ancora premuto REC. Non abbiamo ancora schiacciato REC, lo schiacceremo presto, ma prima di schiacciare REC bisogna mettere qualcosa che il suono lo catturi e forse anche magari qualche sedia per far sedere i musicisti. Porca miseria, non ci avevo pensato. Allora, partiamo con un timelapse fantastico, perché... Un timelapse estivo. Solleone, caldo, ma non si vede perché siamo all'interno dell'auditorium in Largo Mahler a Milano. Dell'Orchestra Sinfonica di Luogo sacro dell'Orchestra Sinfonica, che è l'orchestra che ha suonato il brano e anche molti brani della colonna sonora. E Fabrizio ha messo una camera solo per riprendere l'orchestra per fare questo timelapse. Ecco, state vedendo tutti i tecnici che sono... impegnati, vedo anche uno che somiglia un po' al compositore. C'è anche uno che somiglia a Vito Lorè da qualche parte. Esatto, vedo anche uno con la strana. Il quesito della Susi trova. Esatto, con un'orrenda maglietta azzurra. Allora, state vedendo, al di là dell'ultima figura che è assolutamente irrilevante, tutte le altre sono lì per sistemare i microfoni. Perché, come potete immaginare, come abbiamo visto in parte anche l'altra volta, la quantità di microfoni e di strumentazione, lo vedremo un po' meglio in dettaglio anche nella puntata di oggi, che c'è su un progetto del genere, è molto gigantesco. Ampia. E possiamo vedere anche il Decatrin. Facciamo una premessa: Goffredo Gibellini e la Digital Records, con i figli di Gianluca Porelli e Giuseppe Corradino, che hanno magistralmente eseguito tutto il sound engineering della colonna sonora, hanno caricato un bel furgone da Roma, pieno di meraviglie, pieno di microfoni, pieno di aste, cuffie a non finire, cuffie a volontà, perché abbiamo tante persone, e regia mobile, convertitori e anche questi bellissimi Neumann TLM 170R che troviamo sul Decatri, che in questo caso Goffredo ha messo in figura omnidirezionale. Perché? Perché nell'auditorium il suono è veramente bello, è già molto bello. Arricchito da tutte le riflessioni corrette che ci sono in quell'auditorium, tra l'altro suona veramente bene. Il mettere il microfono in figura omnidirezionale consente di prendere il suono completo anche delle riflessioni belle. Qualora invece si volessero escludere, perché in una sala non particolarmente efficace dal punto di vista sonoro, questo microfono permette anche di chiudere in cardioide, quindi di togliere, diciamo, nell'input, in ciò che arriva alla capsula, la parte che arriva da sopra, no, dalle riflessioni, se fossero brutte. In questo caso erano molto belle e quindi quel Decatri è fatto con questi microfoni che io adoro. Microfoni che poi vedremo anche come processare in maniera corretta, perché il suono di questi microfoni è come un'immagine RAW di una bellissima telecamera. Sì, perché ancorché siano degli strumenti meravigliosi, come tutte le cose bisogna saperli usare e saperli sfruttare al meglio. Esatto. Perché altrimenti uno si immagina che basti un buon microfono per avere in automatico una buona registrazione. No, o meglio, sì, ma bisogna tirar fuori, esattamente come una color correction o una LUT di colori tira fuori tutte le informazioni stupende che il sensore ha acquisito. Allo stesso modo il microfono bello acquisisce tutte le informazioni che poi vanno tirate fuori. E come dicevi tu, non solo siamo andati dall'alto a spiare tutta la costruzione del setup, ma abbiamo realizzato anche un video backstage. Bellissimo. Finalmente. Come si fa normalmente? Del nostro brano, che io direi di andare subito a vedere. Immediatamente. Thank you.
sembra soddisfatto Enrico, no? Enrico molto soddisfatto. Tra l'altro hai visto anche il movimento che ha fatto di rotazione, certo, con la mano, no? Che era relativo, guardando i corni, relativo al bending, al famoso, no? Lui, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Il gesto che ha usato è stato questo per identificare il movimento, la discesa verso il basso. Interessante anche la simbologia dei gesti. Non l'avevo notato, che... lo sai che l'ho notato adesso. Allora, cosa che mi è piaciuta molto in questo setup è il fatto, ovviamente, tutti i leggi e tutti i musicisti hanno una propria cuffia, dove, come abbiamo detto l'altra volta, c'è il click e c'è tutto quello che non stanno suonando. Però è praticamente interessante, perché non c'è sempre dappertutto, il fatto che i musicisti, ogni singolo leggio, possa modificare il volume del click o della base. Questa cosa è importante perché ovviamente quando si fa una registrazione così complessa l'orologio ovviamente corre e ogni minuto costa. E purtroppo molte volte si perde molto tempo con i tromboni che dicono al direttore: ma potete abbassare il click in aspetta cuffia? Aspetta che vediamo, allora, dov'è il direttore controllo. Dice alla regia: abbassiamo il click ai tromboni. Poi i cori dicono: no, ma a me invece è troppo alto. Insomma, si perde tempo, può sembrare una sciocchezza, ma anche questa cosa che si usa di mettere i numeri su ogni battuta, questa cosa che avete visto nel monitor che c'è l'indicazione precisa di dove siamo, può sembrare, come dire, un risparmiare poco, ma nell'economia di una sessione è delle cose più importanti a cui all'inizio non si pensa. Perché? Facciamo un esempio anche molto semplice e banale sul tempo di cambio sessione. Chiudiamo una sessione, apriamo la nuova, finisco un brano, il brano è stato registrato, perfetto, andiamo avanti, chiudiamo la sessione del brano registrato, apriamo la sessione del brano che andiamo a registrare. Un tempo tecnico, un minuto? Ipotizziamo che registriamo 20 brani. Quanti minuti perdiamo? 20 minuti. 20 minuti, che è tantissimo, un'enormità, in tantissimo. Cui in 20 minuti si fanno due brani, certo, almeno. Quindi la gestione del tempo deve essere fatta molto molto bene. Fabri, ma cosa sono questi scatoloni? Quella scatola meravigliosa contiene i convertitori. Che cosa convertono? Convertono i numeri 0 e 1, quindi in tutta una stringa digitale, i segnali elettrici che vengono dai microfoni, preamplificati da un preamplificatore o più, in questo caso, più preamplificatori, perché abbiamo uno schema microfonico che Giuseppe Corradino si è segnato prima di vedere, che possiamo vedere, eccolo, qui, che apparentemente sembra una battaglia navale, una partita di battaglia navale dove ti segni tutte le tue mosse. Ecco, che è lo schema dei microfoni, esatto, il complesso schema dei, esatto, microfoni. E vediamo che c'è sulla destra le sezioni dell'orchestra con le indicazioni, i numeri rappresentano i canali, abbiamo 32 canali in questo caso a disposizione, vediamo i KM84 sugli archi che io adoro, e appunto tu hai giustamente sottolineato la disposizione classica. La scelta della disposizione è un altro elemento che orienta anche il tipo di esecuzione, può essere anche funzionale al materiale che stiamo registrando, e nell'ambito del materiale che stiamo registrando si può decidere un compromesso tra il registrare diverse take separate delle sezioni oppure far suonare tutti insieme. Questa è una scelta che si deve operare in base a che cosa stiamo andando a registrare. Sì, ovviamente è chiaro che il compositore e soprattutto chi dovrà fare il mix della colonna deve sapere bene quali sono le criticità, quali sono le cose da evidenziare, perché a volte registrare tutto insieme ha il vantaggio, come dire, di una maggiore uniformità, di un maggiore corpo, però molte volte succede che magari un singolo strumento rovini il tutto, e quindi magari meglio registrarlo separato per evitare problemi. Oppure a volte è un discorso semplicemente di equilibri, no? Non è necessariamente, esatto, perché ha sbagliato la sua parte, io, magari. Io direi possiamo identificare due fattori principali. Il primo fattore, va da sé, è la post-produzione. Se io ad esempio decido di fare un trattamento in post-produzione sugli ottoni, come quello che vedremo tra poco sul brano Lick Pulsar di Enrico Goldoni, va da sé che è un trattamento che io posso fare solo su loro, l'ho deciso prima, quindi devo prenderlo separatamente. Primo fattore, quindi la post-produzione. Il secondo fattore è quel compromesso, come dicevi tu, relativo all'accettabilità di una take. Più persone, più sezioni stanno suonando tutte insieme il brano, più probabilità c'è che qualcuno sbagli. Quindi su un brano magari molto prevedibile, perché è un brano dall'andamento
classico, facile da suonare, non per la facilità stessa delle note che sono scritte, ma per l'essere costruito su un binario un po' più ortodosso, espone meno all'errore le singole sezioni, quindi c'è più probabilità che noi possiamo utilizzare l'interplay tra suonare tutti i musicisti e la bellezza quindi del suonare tutti insieme, perché ci sarà poca probabilità che sbaglino. Su un materiale magari invece non così consueto, scritto in maniera più difficile, più particolare, possiamo incorrere in quel pericolo, ovvero a ogni take trovare qualcuno che sbaglia e allora andare avanti un numero di volte maggiore e quindi perdere più tempo che invece chiudere una sezione magari come possono essere gli archi velocemente e lavorare con più take separate su quella che sta dando problemi. E a proposito di perdere tempo, anzi di non perdere tempo, è fondamentale in un progetto generalmente di una colonna sonora, a maggior ragione se così corposa con un organico così ampio come in questo caso, fare un piano di produzione che sia assolutamente seguito alla lettera, ovvero sia non tutti i musicisti suonano nello stesso momento e non di tutti c'è la necessità che stiano lì fino alla fine. Magari c'è un musicista che suona solo in due pezzi dei 20 che ci sono, per cui nel piano di produzione ci sarà segnato quando quei due pezzi vengono eseguiti nella scaletta delle prove, di modo che quel musicista sia presente esclusivamente in quel punto. Perché poi comunque anche per un musicista stare magari un'ora, due ore, tre ore a star lì senza lo nervosisce, insomma non è utile. In genere si parte dall'organico più pieno che ci sia, questo anche perché cominciando all'inizio l'orchestra è più fresca, no? Ecco, e quindi tutti sono più e poi anche perché se passano altri turni i costi aumentano e man mano l'orchestra si alleggerisce, per cui voi vedrete che all'inizio della sessione l'orchestra era molto più numerosa e poi pian piano, un po' come la sinfonia degli Edì di Haydn, pian piano i musicisti si diminuiscono fino ad arrivare al minimo necessario richiesto dal compositore in quel caso. E dopo vedremo anche in questo caso un brano dove siamo passati dall'orchestra con 14, 12, 10, 8, 6 archi a un quintetto. E quindi detto come la sinfonia degli Addini Haydn, alla fine rimane perché cambiano le intenzioni, no? Abbiamo accennato anche al discorso fondamentale del carattere più o meno intimo di pochi elementi o tanti elementi, quindi il suono si assottiglia, più utile a descrivere un determinato tipo di sensazioni, un determinato tipo di scena, di relazione tra i personaggi. Ma adesso andiamo a vedere quel trattamento degli ottoni che abbiamo citato prima, su questo brano si chiama Lick Pulsar. Eccolo. Ecco che parte subito la tuba, molto aggressiva, molto cattiva, una tuba cattiva, e i tromboni anche, che passano con una post-produzione un po' particolare, un po' spinta, a parte il tape recorder che simula lo Studer che noi abbiamo visto nel video di John Williams e Sean Murphy. Abbiamo qui un bel Gorilla Drive, ad esempio. Ma gli è venuto di fare? che come dice la parola drive, non solo un compressore, ma spinge molto, certo. No, l'aggressività. È semplice ma efficace. In questo caso un trattamento particolare sugli ottoni ti impone di registrare gli ottoni separatamente, certo. Così come è stato fatto sul brano Supernova, che è l'oggetto della nostra puntata, che andiamo a vedere perché ci sono delle cose anche interessanti per quanto riguarda il Decca 3 e come si lavorano poi i microfoni. Vediamo. Ecco il famoso pitch bending che Enrico comandava come una manopola. Esatto. Eccolo qua. E adesso andiamo a vedere il trattamento di cui parlavamo. Riconosciamo subito che c'è un bel delay. Ecco il delay.
anche questo è un po' vintage. È un vintage modeled di lei, ci fa capire che siamo un po' nel passato come modellazione. Insomma, messo su un'orchestra che suona tutta insieme avrebbe massacrato anche tutto il resto. Invece ovviamente, noi su questo schema interessa utilizzare determinati processi, tra cui il delay, che ovviamente se applicassimo a tutta l'orchestra sarebbe un disastro, fuori un macello. Ecco perché dicevo prima che è importante ovviamente che il compositore o chi deve fare il mix sappia prima cosa bisogna di aver separato. Precisamente. E cosa abbiamo anche qui? Sempre il nostro Gorilla Drive, compressore più drive, cioè saturazione. Andiamo un po' a rovinare, aggredire, a sporcare questo suono, che passa anche prima di tutto dall'emulazione Teletronics, che abbiamo già avuto modo di vedere, che è un'emulazione per me fantastica, anche su questo materiale sonoro. Ma andiamo a vedere una cosa molto interessante, ovvero la differenza che c'è tra il microfono e ciò che abbiamo passato attraverso i nostri non emulazione, ma veri Avalon 737. Vediamo. Allora, questo è il suono pulito registrato dal Decatri. Quindi il suono dei tre microfoni panoramici in figura Omni. Adesso andiamo a sentire cosa succede dopo il passaggio attraverso gli equalizzatori dell'Avalon 737. Eccolo qui. Cambiato. Tutte le informazioni di cui parlavamo prima sono venute fuori. Sentiamo uno switch AB-AB. Flat. Senza. Con. Il suono più tondo, più ricco. Senza. Con. Ecco, magari se avete la possibilità ascoltatelo in cuffia questo passaggio, che sicuramente si coglie meglio. Ma vediamoli questi Avalon. Vediamoli. Cosa sono questi Avalon? Li possiamo vedere. Eccoli qua. Questa non è un'emulazione, questi sono i due veri Avalon 737 che hai qui in studio. Da cui transita tutto il materiale che esce dai panoramici e poi anche dagli spot, ovvero tutte le sezioni. Io, non avendo un banco NIV come quello di Goffredo a Roma, che è in grado di processare allo stesso tempo più gruppi, più canali, io processo attraverso questi outboard analogici i segnali che voglio, quindi li raggruppo, in questo caso uno il DECA volta, che abbiamo sentito, passa da lì, viene acquisito e poi entra nel mix rafforzato nel suo ego vitalizzato e bello, soprattutto bello. Altra questione molto importante è l'intonazione dell'orchestra e l'accordatura, per essere più precisi. Allora, generalmente si fa a 4,40, è quella standard internazionale, però a volte c'è anche chi preferisce fare una cordatura più brillante a 4,41 o anche 42, no? Ad esempio, quando vado a Praga mi capita spesso di trovare l'orchestra che è settata, intonata abitualmente su 442. In questo caso, ovviamente, per far corrispondere, matchare l'intonazione dell'orchestra con tutti i sistemi digitali, che sono ovviamente centrati precisamente a 440, o anche banalmente altri strumenti che abbiamo registrato intonati a 440, tutto quel materiale di cui abbiamo parlato l'altra volta che va insieme all'orchestra, bene, l'orchestra bisogna tirarla poi giù. E allora cosa si fa? Si usa un procedimento, ovvero un piccolo oversampling. Si va a registrare con un campionamento leggermente superiore di un valore che è poi alla fine la proporzione esatta, la percentuale che c'è di differenza tra il 442 e il 440, cioè 2 Hz diviso 440. Quel ratio, quel rapporto ci dà la frequenza di campionamento su cui andiamo a registrare, perché poi riportandola corretta su ad esempio 48.000, il standard su cui noi lavoriamo nel cinema abitualmente, magicamente tutto suonerà giusto. E a proposito di suonare giusto, non dimentichiamoci un piccolo dettaglio che non è da poco, che l'orchestra legge sempre a prima vista. L'orchestra non ha il tempo di vedere, leggersi le parti a casa per tante ragioni, quindi tutto quello che sentite è letto molte volte. La prima è già buona, magari la seconda è già buona, la terza deve essere
perfetta, perché è chiaro che un pezzo non si può provare 20, fare 20 take per un pezzo, no, perché non ci sarebbe il tempo. No. Se andiamo a risentirci il Decca del brano in questione, Supernova 1054 parte 4, di cui abbiamo fatto vedere la differenza del passaggio con e o senza Avalon, notiamo però anche un particolare. In questo auditorium abbiamo preso nel Decca, nel panorama, tutto il riverbero naturale dell'auditorium. Certo. Il passaggio dal campione, dai campioni, quindi dal provino, dalla preproduzione, a quello che è invece il missaggio finale, fa sì che si cambi spesso anche l'approccio al suono generale, al mix, perché il riverbero che genera la stanza, la sala in cui stiamo suonando e stiamo registrando, è in grado di offrire un panorama sonoro molto diverso da quello che noi pensavamo. Se ad esempio questo Decca 3 lo applichiamo pari pari nella sessione di mix su cui noi stavamo lavorando con i campioni, molto molto probabilmente, come è accaduto a me in questo caso, il riverbero che avevamo prima sui campioni non andrà più bene. Qui sarà necessario un altro riverbero, perché avremo quello naturale della sala, e questa differenza di riverbero si riflette anche sul carattere stesso della musica, perché ricordiamolo, il riverbero dà anche una connotazione psicologica. L'abbiamo visto ai tempi di American Beauty. Esatto, esatto, caratteristica psicologica che può anche richiedere, nell'ambito della stessa lavorazione, nella stessa colonna sonora, dei momenti più aperti, dei momenti più epici, dei momenti più chiusi, dei momenti più intimi, come ad esempio in questa scena del documentario dove sentiamo le terzine di Dante su Paolo e Francesca. In questo caso era l'ultimo brano della sessione, perché qui abbiamo un quintetto d'archi, 5 soli archi e un pianoforte. Pianoforte registrato in studio, gli archi registrati con i soli della sinfonica, e noi direi andiamoci a sentire. Vediamo la scena. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Francesca da Polenta e Paolo Malatesta, suo cognato, erano stati uccisi pochi anni prima dal marito di Francesca, Giovanni Malatesta, anche detto lo sciancato. Li aveva sorpresi insieme ed era stato travolto dalla gelosia. Un fatto che all'epoca fece grande scalpore, perché quel matrimonio fu un patto di pace tra le due famiglie guelfe di Romagna, come era uso fare al tempo, tra le casate più prestigiose. La vicenda di Paolo e Francesca nota su queste parole di Dante che non mi stancherò mai di leggere, di ascoltare. È una vicenda tra due persone, due amanti, chiusa in sé, no? Ha una sfera molto molto stretta, molto intima. E quindi la raccontiamo con 100 orchestrali, 100 toni? Forse anche no. La raccontiamo con qualcosa di più intimo, con un quintetto. Certamente. E quindi la scelta dell'organico è rilevante anche nell'ambito della colonna per modificare i registri. Allora, abbiamo fatto bene i compiti a casa, abbiamo registrato, l'orchestra è andata bene, l'ingegnere del suono è stato bravissimo. Mix, abbiamo mixato, sì, abbiamo passato i nostri Avalon. Cosa ci manca? Manca un piccolo dettaglio. Che non è un dettaglio da poco, no, però. È il mastering. Importantissimo. E tu sei proprio un cultore. Un cultore del mastering. Io non ricordo un progetto a cui abbiamo lavorato insieme in cui tu non hai focalizzato e dato peso all'importanza del mastering. Sì, intendiamoci, ci sono diversi livelli. A volte si fa un master già in coda, in uscita al mix, quando si danno i materiali in velocità, in sala mix, si consegnano al montaggio del suono del film o al montatore, si fa un piccolo limiting per essere sicuri dei livelli, si va a comprimere un filo per tirare fuori il suono corretto e a elaborare delle equalizzazioni che vadano a togliere delle risonanze. Quando andiamo però a un dettaglio maggiore di approfondimento, come quando ho tempo sul progetto, disponibilità, faccio sempre con il mio genere di mastering, che è Andrea De Bernardi all'Eleven Mastering, che ci fa vedere tra l'altro su questo brano qualche movimento che ha fatto.
andare a trovare le risonanze, andare a lavorare in maniera super selettiva su delle bande in particolare, comprimere di più delle bande, liberarne altre. Questo è un lavoro che va a tirare fuori il massimo che possiamo tirare fuori dalla nostra traccia sonora mixata. È un lavoro di cesello che però aiuta a costruire tutta quella completezza di armonici, di suono, di solidità del suono che vuoi raggiungere, che ti fa dire wow. È ovvio che tra il compositore, chi ha fatto il mix e il mastering engineer ci deve essere unità di vedute, assolutamente, perché sennò a volte rischi che ti pialli qualcosa che invece tu volevi perché anche che sentisse, egli no? È un artista, ha una sua visione, magari questa sua visione, non essendo a conoscenza degli obiettivi che tu hai nel tuo mix, potrebbe non coincidere con la tua, con la mia visione. Quindi ovviamente nella relazione c'è ci si parla, come tutte le cose, hai una Ferrari a disposizione e bisogna dire dove andare, ecco. In questo caso Andrea lavora tutto in the box, come dice lui, perché? Perché magari specifichiamo per chi non fosse familiare col termine, cosa vuol dire in the box? Tutto via software. Esatto. In questo caso lui ha tutto il materiale, software, plugin e tutto quello che gli serve sul computer per ottenere tutto quello che deve ottenere. Sembra incredibile, ma questo consente di poter riaprire magari delle sessioni di master su dei brani che sono stati cambiati in corsa, sono stati tagliati, hanno chiesto di fare delle modifiche all'ultimo momento, e siccome con l'hardware noi dobbiamo perdere necessariamente, certo, tutte quelle impostazioni, che per quanto tu possa fare le foto, le scene, però inevitabilmente esattamente non sarà mai precisamente identico. E quindi avere tutto in the box, ovvero tutto nell'ambiente digitale, ti consente di poter operare dopo di nuovo con la stessa identica resa che tu avevi cercato in tutto il tuo percorso trovato di lavorazione. E prima di salutarci a questo giro, perché non vedere il brano sulle immagini del film? Sono tre puntate che ne stiamo parlando, vogliamo fargli vedere qualcosa? Quindi direi che questa volta ci salutiamo vedendo le immagini di Mirabile Visione Inferno di Matteo Gagliardi, col brano finale registrato, masterizzato, sincronizzato. Alla prossima. Alla prossima. Mettendo Ulisse all'inferno tra i consiglieri fraudolenti, Dante fa rivivere il contrasto tra la fiamma, che è luce del magnanimo intelletto, e il fuoco, che è pena del peccato di presuntuosa superbia. Perché Ulisse aveva visto tutto quello che si poteva vedere, ma ancora non bastava. Voleva oltrepassare il limite delle terre conosciute, oltre le colonne d'Ercole, sfidando il volere di Dio. Il suo celebre discorso fu la sua ultima astuzia, un inganno per persuadere i suoi compagni a seguirlo in un viaggio che condusse tutti alla morte. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. La scienza che nega Dio si fa essa stessa Dio. Ma non è né onnipotente né onnisciente. Ha bisogno di tenersi coi piedi per terra per poter volare in alto. E senza il rispetto per l'uomo